Adesso un'altra svolta in un caso che abbiamo seguito nelle settimane passate. Torniamo in Basilicata, a Pisticci, vicino a Matera. Vi ricorderete questa terribile violenza contro due ragazze. 15 minuti di paura, abusate da un branco durante una festa. Ebbene, ci sono stati 4 arresti prima e adesso il cerchio si chiude perché sono stati fermati gli altri presunti responsabili. Sono dei giovani che facevano musica trap. Giuseppe Di Tommaso è in diretta lì a Marconia di Pisticci per gli aggiornamenti. Vengo da te, Giuseppe. Diciamo che si sono buttate loro addosso, sono state queste le frasi che sono state intercettate dagli inquirenti che hanno portato all'arresto il 21 di ottobre alle 4 del mattino Alberto di altre 4 persone che avrebbero partecipato agli abusi sulle due ragazze inglesi minorenni. Allora, tra poco sentiremo gli ultimi sviluppi. Intanto cerchiamo di capire chi sono questi due ultimi arrestati. Guardate con Alessandro D'Alessandro. Come si atteggia Red Mike? Suoni sincopati, basi elettroniche, ritornelli cantati attraverso l'autotune, software che modifica la voce. È il mondo della musica trap e i due trapper che cantano in questo video, stesi su un divano all'interno di un'auto di grossa cilindrata, fumando e mostrando vistosi blocchi di banconote, sono Michele Leone ed Egidio Andriulli, entrambi 22enni, in arte Red Michael e Meudeus. Sono accusati ufficialmente di aver partecipato insieme ad altri alla violenza sessuale subita dalle due ragazze inglesi di 15 anni avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 settembre a Marconia di Pisticci, vicino a Matera. Due trapper di provincia con un certo seguito sui loro profili social in paese si fanno notare per il loro look stravagante sopra le righe. I ragazzini tra i 12 e i 14 anni vogliono farsi fotografare con loro, ripetono i modi di dire che i due inventano i loro ritornelli, destando anche la preoccupazione di chi vive nella cittadina per come sembra che gli adolescenti vogliano emularli a tutti i costi. Michele Leone, geometra, appassionato di trap, ha coinvolto un anno fa l'amico Egidio in un progetto musicale con al centro la musica trap, quella in cui meglio sembra rispecchiarsi il mondo dei due trappers arrestati, dove a dominare è l'affermazione di sé, del proprio successo, del saperci fare con le ragazze, della propria ricchezza. Le frasi contenute nel ritornello del video, uscito pochi mesi prima dello stupro di gruppo, fanno riflettere. Porto in Mercedes due bitch, mi slacciano la cinta, bitch. La loro presenza alla festa degli orrori sarebbe stata confermata da una serie di testimoni. E ora, prima di andare lì in diretta con le ultime notizie, voglio farvi vedere questo video che è stato pubblicato proprio da loro due a settembre. Guardate. Amma fumacel, voglio umacel, 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 umacel a tutti, a tutti. Condividetelo nelle storie, mandatelo a tutta l'amici da vostra, a tutti. Amma spacca, amma spacca, perché la prossima canzone è ancora più pericolosa di questa. Che nutra, amma vissuta, amma vissuta veramente, non la chiacchiera uviente, non amma vissuta e abbiamo da raccontare la nostra storia. Abbiamo detto che c'era un processo di emulazione di loro, dei ragazzi della zona. Giuseppe, voglio capire anche come si è arrivati a questa svolta. Chiediamolo ai tuoi ospiti. Sì, sono in compagnia, Alberto, del dottor Domenico Di Vittorio, che è il dirigente del commissariato di Pisticci. Un'indagine, ricordiamo, che è partita all'8 mattina, quando le due ragazze hanno subito denunciato quello che è accaduto, vero? Sì, fondamentali sono state gli elementi acquisiti in sede di denuncia da parte delle vittime, a cui ha fatto seguito anche un primo riconoscimento di alcuni degli indagati, posto in essere dalle stesse ragazze, a cui poi è seguita anche un'analisi puntuale dei filmati del sistema di videosorveglianza della villetta, unitamente ad altri elementi che sono stati acquisiti anche mediante attività tecnica e scientifica. Ecco. Ricordiamo, Alberto, possiamo... che è stato sì. importantissimo delle sì. intercettazioni sì. che ci sono esatto. state, vero? Certo, esatto.
Proprio al riguardo, fondamentali sono stati anche gli elementi acquisiti in base a delle intercettazioni in cui sono stati gli indagati sono stati intercettati e riferivano tra loro, cercavano di individuare una linea comune, da riferire al giudice in sede di interrogatorio. Sì. Oltre al citavano in causa anche un'ottava persona, poi ovviamente individuata, questo è stato fondamentale nell'individuazione. Allora, sì. Io vorrei oltre anche al sì, far vedere, sì, comandante, come si è arrivati alla svolta. Ricordiamo che tutto questo è successo il 7 settembre a Marconia, durante una, sì, festa, c'era tanta gente in questa villa privata, poi si è scoperto alcol, sì, droga, due ragazze inglesi di 15 e 16 anni rimaste vittime di questa violenza hanno poi denunciato. Guardate. Diciamo che si sono buttate addosso, così il branco di pisticci ha provato a coprire lo stupro delle due quindicenni inglesi. È la notte del 7 settembre, siamo a Marconia di Pisticci in provincia di Matera. In questa villa ci sono più di 40 persone. Si ride, si beve, ci si diverte. Quando passata la mezzanotte la festa si trasforma in un incubo per due ragazze e minorenni inglesi. Riprese da queste telecamere vengono condotte con la forza in una zona buia, poi picchiate ed abusate da un branco di 8 ragazzi. Riescono a chiedere aiuto. Non chiamate la polizia o rovinate la festa, alcuni ripetono. Ma alle 3:30 del mattino le due minorenni allertano le forze dell'ordine e vengono trasportate in ospedale. Partono le indagini e grazie proprio alle telecamere della villa, l'11 settembre la polizia di Stato trae in arresto 4 giovani dai 19 ai 23 anni. Ma il cerchio non è chiuso. Proseguono le indagini, nell'esame probatorio le due minorenni riconoscono i componenti del branco e raccontano particolari terribili. Quella notte, riferiscono, erano in 8. Iniziano perquisizioni, vengono attivati presidi tecnologici, sentiti testimoni. Ma sono delle intercettazioni ad incastrare 4 indagati in libertà, mentre si accordavano sulla versione da fornire nel corso di eventuali interrogatori. Il 21 ottobre, alle 4 del mattino, vengono arrestati gli ultimi 4 del branco. Ora sono sottoposti a custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale di gruppo continuata ed aggravata nei confronti di minorenni. E in diretta con noi, con Giuseppe Di Tommaso, c'è anche l'avvocato Rago, al quale chiedo come stanno le ragazze. Vogliamo sapere di loro in chiusura di questo collegamento. Buonasera, sicuramente le ragazze stanno meglio, iniziano a stare meglio perché rassicurate da questa misura cautelare che era quanto mai opportuna, che noi avevamo da tempo invocato. Avevamo depositato una memoria difensiva il 30 settembre e ricordo che una delle due ragazze, la più grande, era stata lei già in prima mattina, il giorno 11, cioè qualche ora prima della esecuzione della misura custodiale e della intercettazione ambientale, a presentare una querela che avevamo fatto nella giornata, certo, antecedente, e che abbiamo quindi protocollato denunciando l'ottavo, ecco, del gruppo, perché avvocato, di questo c'era già traccia, certo, no, nei filmati. Ecco, no, io naturalmente, lei ci parla chiaramente dell'iter che avete seguito, noi volevamo sapere come stanno le ragazze e mi fa piacere sapere che stanno meglio. Le ragazze, ecco, ho detto prima, stanno, sì, sicuramente meglio, sono rassicurate e vogliono esprimere anche parole di ringraziamento verso le autorità di polizia, chiaro, la procura, lo stesso giudice per quello che è stato condiviso, apprezzato e ritenuto opportuno fare. Grazie. L'esecuzione di questa misura. Alberto, grazie, che i ragazzi, sì, rischiano dagli 8 ai 15 anni. Ecco. Grazie Giuseppe Di Tommaso, grazie ai tuoi ospiti, in bocca al lupo a questa